Un grande Milan, quello visto ieri a San Siro. Milan che nel secondo tempo è entrato in campo con una cattiveria, una voglia di vincere la partita e ha portato a casa i 3 punti meritatissimi. Primo tempo combattuto tra le due squadre, è stato un primo tempo tatticamente chiuso. La Lazio aveva le due linee da 5 tra difesa e centrocampo che non lasciavano spazio alle giocate rossonere. Il Milan andava a pressare alto. E quindi è uscita una prima fazione di gioco un po' bruttina, anche se nel finale del tempo il Milan ha avuto la doppia occasione prima con Giroud, dove Provedel è stato bravo a respingere e poi con Reinders che col colpo di tacco ha colpito quel palo a porta vuota. Però diciamo si sì, poteva fare lo scavetto prima di andare a colpire la palla col tacco, però poi dopo di spalle a porta vuota non ha più visto diciamo la porta e quindi la palla è terminata sul palo e finì fuori. Però poi nel secondo tempo la squadra di più è entrata in campo con una cattiveria, ha messo la Lazio lì nella propria area, non l'ha fatta più uscire e ha vinto meritatamente con un grandissimo Leao sulla fascia che ha fornito i due assist, prima per il gol di Pulisic e poi per quello di Okafor, un Reinders stratosferico, ha fatto delle giocate da grande calciatore, ma lo dico dall'inizio della stagione che per me Reinders è uno dei migliori nel reparto di centrocampo del Milan. Cosa importante che si è vista ieri è la profondità della rosa, cosa che Pioli non aveva lo scorso anno. Tutti i giocatori che entrano dalla panchina sono decisivi, fanno vedere di avere qualità, tecnica e poi si può parlare tranquillamente di Adrien. Cuore rossonero, cioè gli ha dimostrato di avere veramente il Milan nel cuore e ha giocato una partita non ottima, non una grandissima partita, ma di una qualità molto buona, cioè è andato addirittura a pressare, faceva falli, è entrato con una cattiveria per un giocatore che non gioca praticamente da un anno. Bisogna solo dirgli grazie perché veramente sta dimostrando di essere all'altezza di giocare in questa squadra, nonostante non viene chiamato spesso in causa. Ora, archiviamo questa partita con la Lazio, siamo primi in classifica a pari punti con l'Inter e pensiamo subito a mercoledì alla partita di Dortmund, perché è una partita non decisiva ma importante, perché dopo il pareggio casalingo con Newcastle bisogna andare a Dortmund a fare il risultato. Sempre Forza Milano.